Allora, inizia in campagna l'attività mototuristica FMI, e non saremo però in un raduno, ma in piazza Vaccheria a Caserta, che ha ospitato la prima prova del trofeo Gymkhana FMI Campania. È un campionato che si svolge su diverse tappe, la prima la svolta il motoclub Caserta, dopo i rinvii precedenti dovuti al maltempo si è riusciti a organizzare questa prima prova. Prova che insomma comprende tanta abilità, richiede tanta abilità, ci siamo divertiti veramente tanto a vedere tutti i motociclisti tesserati FMI che si sono avvicendati in questa sfida targata ancora una volta al motoclub Caserta. Continuano le attività di questo motoclub giovane, frizzante, molto brioso e molto sicuramente operoso. Andiamo in piazza Vaccheria per il trofeo Gymkhana. Si è svolta a Caserta la prima prova del trofeo Gymkhana FMI Campania, denominato anche 5 piazze d'epoca. Il motoclub Caserta è riuscito ad organizzare l'apertura delle attività mototuristiche in Campania dopo i precedenti rinvii dovuti al maltempo. Località scelta, la suggestiva piazza Vaccheria, che con il complesso monumentale di San Leucio rappresenta una cornice perfetta per questo tipo di manifestazione, così come era stato per l'altro evento targato Motoclub Caserta e svolto un mese fa, e cioè la 100 miglia del Sud Italia in off-road per quad e moto. Buona anche l'affluenza di iscritti che con la gara di Gymkhana hanno conquistato punti anche per il trofeo mototuristico regionale FMI. Allora, ecco, ormai li soprannomino il gatto e la volpe, Michele Petraglia e Giuseppe Leonetti. Ciao, ciao. Grazie, Salve, buongiorno. Motoclub Caserta, altro bellissimo evento qui a San Leucio, alla Vaccheria, con lo scenario che vedete, insomma, alle spalle dei ragazzi, eccolo qua, lo facciamo vedere. E oggi però meno impegnativo rispetto alla 100 miglia che abbiamo fatto un mesetto fa con il trofeo Gymkhana 5 piazze d'epoca. Continuano questi appuntamenti targati Motoclub Caserta? Sì, continuano, il motoclub sta crescendo, stiamo andando a gonfie vele. Questo qua è il secondo evento di quest'anno, con la prima prova del trofeo Gymkhana, del trofeo regionale dell'FMI, della Federazione Motociclistica Italiana. La prossima gara della Gymkhana sarà già Sanitica, sempre in provincia di Caserta, e quindi sarà la seconda, sesto domenica prossima. Noi dovevamo un po' anticiparla in realtà, ma grazie alla pioggia in realtà siamo arrivati a farla, diciamo, una settimana prima. Questa volta in realtà sono stato incuriosito a farla anch'io. Ti sei cimentato? Eh sì, in realtà era divertente vedere tutti questi birilli e quindi vedere come fare. Soprattutto l'ho fatto con una moto molto agile, con un GS1002, quindi tranquillamente si può fare, anzi penso di aver fatto anche un buon tempo, quindi di conseguenza dico a tutti di provare comunque questa disciplina nuova, ma soprattutto divertente.
chiusura immagino che vogliamo ringraziare un po' di aziende, no, che hanno dato una mano a questa manifestazione. Da che iniziamo? Ringraziamo Fuorigiri, il nostro partner che ci affianca in tutte quante queste attività del Motoclub Caserta, l'Enduro Tifata che ci aiuta nella realizzazione come supporto logistico delle nostre attività, il ristorante Real Borgo della Piazza Vaccheria che si è messa a disposizione con una cucina eccellente, poi Bardal che ci ha messo a supporto dei gadget, l'olio da dare ai primi classificati di ogni categoria, e poi chi altro? Nessuno più. Motoclub Caserta. Che quest'oggi è stato qui presente e ci ha dato una mano, quindi penso tutti quanti. Adesso si riposa il Motoclub Caserta. Sì, un po' sì. Soprattutto per le mogli, perché sennò altrimenti qui c'è il divorzio, gli avvocati prendono le cause in mano, non si può tutto questo. Va bene ragazzi, complimenti ancora e alla prossima, ok? Grazie Lello. Ciao, grazie. Ciao ragazzi. Ciao.